progetto ci è venuto in mente approfondendo la conoscenza dei ragazzi, soprattutto rispetto al loro percorso scolastico. Ci siamo resi conto che per riuscire a superare le difficoltà che hanno nel relazionarsi con la lettura, la scrittura, saremmo dovuti partire da un'attività manuale. Nel frattempo avevo conosciuto Adolfo Chiesa, che mi aveva presentato i suoi lavori. Con la proposta di Adolfo abbiamo pensato a organizzare questo laboratorio di mosaico. Si utilizza un'immagine, una stampa su una superficie o vitrea o in plastica. In questo modo sia collandola nella parte posteriore, cioè dove non appoggeranno le piastrelle, sia l'immagine a vista. Contornandola con una cornice si ha una cornice e un vuoto dove si può lavorare a secco. Un puzzle diventa. Però lavorando su cristallo si ha l'opportunità durante il lavoro di alzare il cristallo sopra due cavalletti, staccare la foto e vedere il mosaico durante il corso d'opera. Al ragazzino è permesso di vederlo durante lo svolgimento. Si tratta di un processo che va dall'inizio, quindi la scelta dell'immagine da rappresentare, la costruzione del telaio, la rottura delle piastrelle, fino poi alla composizione. Quindi è un processo per tappe, abbastanza breve, perché nel giro di una settimana lavorativa siamo riusciti a costruire dei mosaici, e quindi questo permette ai ragazzi stessi di avere l'idea di quello che hanno fatto. È qualcosa che rimane a testimonianza di un percorso fatto. Lavorando in bolla non importa più nemmeno lo spessore del materiale, perché resta all'interno e poggia dalla parte in cui si sarà visto già su una superficie piana. È un metodo che io, insomma, in 15-20 anni che lo pratico, ho provato a lavorare con i bambini down in Nicaragua, guarda, in Costa Rica, ho provato a insegnarlo ai ragazzi di Alajuela, che è una zona vicino a San José. I risultati sono sempre stati ottimi. Secondo me è un metodo che proprio... insegnarlo per abbellire il mondo, come si può dire, con del rotan. Pezzettini, qua al lato bisogna far così, bisogna pulirlo. Qui era dal, si cambia che... Mi ha detto di colare che era un metodo. Bravo, schiaccia un po' con la... in modo che entra dentro bene, no? È andato in tutti i posti. Sulle mani. Bravissimo. Dal punto di vista economico, essendo per la maggior parte materiale di riciclo, è un'attività relativamente a basso costo. Oltre a ciò, l'auspicio è quello di riuscire a venderli tramite delle offerte, quindi attraverso il ricavato poi poter ricomprare dei nuovi materiali per continuare. Io credo che l'idea in sé possa essere applicabile anche in altri momenti, uno all'interno di un contesto scolastico, l'altro all'interno del campo stesso. Poi parlando anche con altri servizi del comune, tipo il SEAD, servizio per adolescenti in difficoltà, abbiamo riscontrato anche un interesse da parte degli educatori, per cui è probabile che si riesca ad esportare questa stessa iniziativa anche in altri contesti educativi.